Buonasera, bentornati sul canale. Allora, intanto come state? Non so, non mi faccio vedere da una settimana, ma sono stata un pochino impegnata. Torno da voi con i prodotti terminati, flop e top del periodo. Ovviamente è un periodo lungo, probabilmente è passato un mese e mezzo dall'ultimo video che ho fatto. Più o meno così indicativamente, ho una busta stracolma di scatole, flaconi e quant'altro, quindi ve le mostro così faccio anche un po' di pulizia in cucina, visto che rimane sempre lì appese. Mio marito ogni volta che passa dice: ma le buttiamo queste cose? Quindi entrando nel vivo, ho qui una scatola che non mi entrava più nella busta e vi volevo mostrare e parlare. È un prodotto che ho preso così al volo, costa 2,89 al Carrefour. Devo dire che sia a me che a mio marito è piaciuto veramente tanto tanto. E ti sto parlando di questo gelato al caramello salato e mandorle. Non gli avrei dato 2 centesimi, però devo dire che ho rivalutato i prodotti marcati, questi Sensation Carrefour, perché alcuni hanno prezzi, diciamo, abbastanza bassini e sapori onesti. Questo devo dire che ci è piaciuto veramente tanto. Un altro prodotto che avevo trovato in offerta al Lidl e vi avevo mostrato in uno degli svuota la spesa ultimi è stato questo Bondi con la crema pasticcera. Allora, il prodotto non ci è dispiaciuto, però di questi periodi, visto che fa ancora tanto caldo, l'avevamo conservato in frigorifero, altrimenti la guarnizione esterna si sarebbe sciolta, cosa che effettivamente era avvenuta perché si era sciolta. Un prodotto di cui ti parlo con molto ardore è stato questo, sempre un altro prodotto acquistato al Carrefour, straccetti di soia. Queste se la battono con lo spezzatino di seitan che vi avevo mostrato, credo, nell'altro video dei prodotti terminati. Devo dire che questo è stato veramente buono, mi ha veramente meravigliata, non solo per l'aspetto ma anche per il sapore. Se te la posso dire tutta per il sapore, forse tra questo e lo spezzatino di seitan, forse è stato più buono questo, non lo so, cioè se la battono tra tutte e due. Questo devo dire che secondo me è buono anche per condire la pasta o fare tipo la lasagna. Sono 200 grammi di prodotto, ovviamente io li ho mangiati in una volta sola. Un altro prodotto di cui ti parlo con grande entusiasmo, che avevo acquistato al Todi's e che all'inizio non avevo capito tanto, è questo ammorbidente. In realtà poi, utilizzandolo nel tempo e usando un tappetto e mezzo, perché forse un tappetto è troppo poco, mi sono ricreduta, perché lascia una buona profumazione anche dopo alcuni giorni che l'abbigliamento, comunque insomma la biancheria, è stata asciugata. È veramente buono, il prezzo non ricordo, ma sta sotto i 2 euro, promosso a pieni voti proprio. Allora, un altro prodotto che avevo acquistato al Lidl, che non ricordo se ve l'avessi mostrato in una spesa, perché ultimamente ho fatto alcune spese ma non ho fatto i video, ma perché più che altro non ho avuto tempo, ragazze. Sono stati questi biscotti Puffi, i Puffi biscotti. Mi hanno ricordato un po' la mia infanzia, perché in un periodo della mia infanzia, tra l'infanzia e l'adolescenza, erano usciti biscotti simili. Adesso non so se fossero proprio gli stessi, però il sapore me lo hanno molto ricordato. In realtà ne ho mangiati solo due, poi li ha finiti mio marito, perché io poi con le colazioni, cambiando quotidianamente, non mangio sempre solo quello, cioè i biscotti con la bevanda vegetale. Invece mio marito ha affilato mesate di latte e biscotti, quindi quelli li ha fatti fuori tutti lui. Uno spezzafame che ho acquistato al Todi's vicino al lavoro sono stati questi cracker al gusto pizza, che mi sono piaciuti tanto. Costano 85 centesimi come spezzafame, devo dire che sono abbastanza buoni. Io li ho usati anche come pane al posto del pane o dei cracker durante i miei svariati pranzi, e devo dire che insomma non sono stati niente male. Un prodotto che boccio invece del Lidl sono stati questi mini croissant al cioccolato, in primis perché sono secchi, in secondo luogo perché tutta questa crema non è stata pervenuta, e in terzo luogo perché sanno molto di alcol etilico, cioè saranno trattati come il pan bauletto con l'alcol. Comunque, ce ne sono 4, 5, 5, ogni singolo croissant sapeva di alcol, non mi è piaciuto per niente. E ovviamente non li ho mangiati tutti io, ma anche mio marito, mentre li mangiava, diceva: sa di alcol etilico, quindi insomma, bocciato. Un prodotto promosso invece sempre del Lidl è questo, che ricopia un po' il Kinder Bueno. Sono però
incartati singolarmente gli snack e devo dire che non sono stati niente male, ricordano vagamente il Kinder Bueno. Un gelato promossissimo, un altro invece del Lidl, è stato questo con il pistacchio e il cioccolato. Veramente, veramente, veramente buono, ragazze. Cioè, sembra che state a mangiare il Magnum. Cioè, siamo rimasti tutti e due entusiasti da questo gelato. Peraltro con un prezzo bassissimo. L'avevamo trovato in offerta, però veramente, veramente merita. Allora, un altro prodotto preso al Lidl, mi sembra, sì, la strada del gusto, sono stati questi panzerotti. Allora, dall'immagine sembravano piccoli, in realtà sono proprio dei propri, cioè proprio i calzoni, cioè hanno la grandezza dei calzoni, tirate fuori dalla scatola due calzoni. Allora, una cosa che non mi è assolutamente piaciuta è stato il fatto che la guarnizione fosse molto molto salata. Io ne ho mangiato uno, ho bevuto tipo per 2 giorni perché avevo proprio l'arsura sulle papille gustative per quanto sale fosse presente all'interno. È semplice salsa di pomodoro e mozzarella, ma evidentemente nella salsa di pomodoro hanno versato chilate di sale. Un punto a sfavore perché l'idea era buona, ma così sapido, poi non lo riesce a stemperare in alcun modo, quindi è veramente un prodotto bocciato. Un prodotto che mi è piaciuto tanto del Lidl, un altro, il Lidl se la batte alla grande con questi prodotti, è stata questa mini pizza da 212 grammi. Mi è piaciuta anche l'idea di avere una pizza così piccola, perché io spesso e volentieri non riesco a terminare la pizza al piatto. Quindi per quelle persone che hanno il mio medesimo problema, chiamiamolo problema, ma in realtà è diciamo un aspetto molto comune, di non finire tutta la pizza per non buttarla o per non farla mangiare al consorte, avere una pizza in miniatura è una soluzione abbastanza adeguata. E mi è piaciuta anche la guarnizione, non era troppo salata, la mozzarella si sentiva, insomma, mi è piaciuta l'idea, mi è piaciuto il formato, mi è piaciuto il prodotto, veramente, veramente buona. Un altro prodotto che vi ho mostrato della spesa Eurospin, che ho finito ieri l'ultimo pacchetto, sono stati questi cracker con il segale soffiato e la farina di segale integrale. Veramente veramente buono. Non so perché, cioè non so se li vendono ancora quelli dell'Eurospin, perché sinceramente non li ho più visti. Anche è vero che non vado a fare la spesa da un'eternità, quindi spero e mi auguro di ritrovarlo perché è stato un prodotto che mi è piaciuto molto. Tanto quanto questi croissant, allora ragazze, parliamone. Io non ho mai preso i croissant, quelli surgelati che fate rinvenire nel forno e poi li cuocete. Li ho presi questi al Lidl. Si chiama Confiserie Firenze, ne sono 4 e hanno praticamente la sfoglia bicolor perché è bianca con ovviamente il cacao e dentro c'è il cioccolato. Io ne sono rimasta entusiasta, prima di tutto perché sono fragranti, sembrano appena usciti dal forno, proprio dal forno, dalla pasticceria, e in secondo luogo perché sono anche belli, insomma, corposi a livello di farcitura. L'idea mi è piaciuta, io non, insomma, non so se voi usate questi cornetti da surgelati, però rispetto a quelli che si comprano preconfezionati devo dire che veramente merita il surgelato, tant'è che adesso mi sta venendo la voglia di acquistarli in giro per i negozi, supermercati e provarli tutti quanti, perché alcuni li fanno farciti, ma la maggior parte dei negozi li fanno vuoti, quindi insomma sarebbero poi da farcire. Un altro prodotto strada del gusto del Lidl sono stati questi cannoli siciliani. Questi devo dire che sono stati buoni. Allora, ce ne sono, se non erro, 3 dentro la confezione perché sono piccini. Io quando lavoravo in pasticceria li facevo totalmente diversi. Questi sono buoni e sfiziosi perché all'interno del cannolo c'è uno strato di cioccolato fondente e poi c'è la ricotta, ma la ricotta non l'hanno sparata in lungo, l'hanno sparata un po' fino qua e un po' fino qua, cioè nel mezzo c'è il buco, non c'è crema. E io mi ricordo che il cannolo lo riempivo tutto. La cosa, diciamo, buona è che non sono tantissimo dolci rispetto, insomma, alla ricotta siciliana che è tendenzialmente zucchero e ricotta, e questo devo dire che è abbastanza buono proprio perché non è stucchevole a livello di gusto. E le goccette di cioccolato ci sono, ma non ne sono tante. Insomma, come snack, come spezzafame, come dessert mi è piaciuto abbastanza. Un cioccolato invece che mi è piaciuto perché è diverso dagli altri è stato questo vegano del Lidl. Quando ero vegana, una cosa che mi è mancata tantissimo era stato proprio il cioccolato tipo alla nocciola, comunque al latte, perché qua in Italia ovviamente poi
almeno che non vai nel negozio specializzato, che a Pescara sinceramente non ne trovavo. Io mi ero data al cioccolato fondente, perché ovviamente non riuscivo a trovare cioccolati di questa fattispecie senza il latte. E quando ho visto che a Lidl avevano messo il cioccolato vegano con le nocciole, ovviamente ne ho acquistato una confezione. Questa in realtà è la seconda. Devo dire che è molto buono perché hai dentro il pralinato di nocciola, che la senti ma non è fastidiosa perché comunque sono in pezzettini, cioè pezzetti piccoli. Il sapore è buono perché sembra che c'è il latte ma in realtà non c'è. Quindi è comunque un cioccolato alla nocciola barra al latte ma senza latte, quindi fa questa meraviglia. È una bella tavoletta perché sono 180 grammi e questo è stato un prodotto, diciamo, novità del Lidl che mi è piaciuto veramente tanto. Cioè, se l'avessi trovato quando ero vegana, avrei fatto incetta di appunto cioccolati. Un prodotto che boccio è dell'Eurospin, l'avevo acquistato in boh, 150 spese fa. E mi era, ero stata, come si dice, accalappiata dal pack. In realtà è un detersivo per i piatti, non è un sapone liquido, ma non mi piace perché fa tantissima schiuma, ma effettivamente non sgrassa niente. Quindi a mio avviso è un detersivo inutile. Invece un detersivo che promuovo, ma questo veramente è promosso 10, cioè 110 lode, proprio anche con la lode, anche la lode le do. E che però non sono riuscita a trovare questo di questa tipologia al supermercato. Devo fare un po' di giri. L'avevo preso in vacanza. Ti sto parlando del detersivo questo per i capi delicati della sole, per i capi colorati e delicati, che fa paura. Ragazzi, io l'avevo utilizzato per lavare a mano i panni. E li stendevo sullo stand di biancheria, fa un profumo. Io non te lo so dire, ma proprio paradisiaco, veramente. Ma poi duraturo, cioè io poi ho usato solo questo. E tuttora, se io apro, sebbene siano passati ormai, che questo a giugno l'ho usato, l'ho finito poi nel tempo perché, mamma mia, quanto è buono! L'ho finito poi nel tempo perché l'ho veramente centellinato. Facevo mezzo tappeto alla lavatrice per quanto era buono. E con, insomma, un po' con rammarico perché non sono riuscita a trovarlo uguale, cioè ho adesso un sole in uso, ma non è questo. Questo veramente stra promosso. Ditemi se lo avete mai provato, ve lo metto vicino per farvi vedere la tipologia di detersivo, ma veramente fa paura. Buono, cioè proprio i panni puliti, i panni profumati, ma profumati nel tempo, cioè se la batte pure con l'ammorbidente Lenore, che di solito è quello rinomato che dura un'eternità, ma questo è veramente buonissimo. Avranno cambiato la formula, il formulario degli ingredienti interni, non te lo so di, ma veramente mi è piaciuto tanto. E poi in ultimo c'ho questa maschera della Sephora che mi era stata regalata al compleanno da una mia cugina, maschera per il viso. Questa mi è piaciuta, ovvero diciamo che io non riesco a capire tanto le differenze tra una maschera e l'altra perché ovviamente non sono del mestiere. Ops. Però devo dire che il suo lavoro l'ha fatto, mi sono sentita l'epidermide comunque pulita e idratata per alcuni giorni, quindi sebbene insomma non sia un addicted di queste tipologie, cioè nel senso che a Sephora non vado mai, utilizzo altre tipologie di maschere che di solito prendo al Lidl, all'Acquestapone, all'Eurospin, ho preso anche a Primark. Della Sephora questa è stata la prima che ho utilizzato, però devo dire che è stata molto molto buona. Quindi questi sono i prodotti terminati dell'ultimo periodo, prodotti top e flop del periodo. Ovviamente questo è il promossissimo del periodo e niente, spero di poter tornare in video molto presto. Vi devo girare peraltro un altro video perché sono stata sulla costiera amalfitana e volevo appunto mostrarvi sia quello che avevo preso e poi alcune foto di dove sono stata, solo che non ho il tempo materiale per editare il video perché la sera studio, cioè dopo scuola studio, quindi non ho tempo, ragazze. E spero di riuscire in breve tempo a potervelo girare e poi appunto editare e pubblicare. Quindi, insomma, portate un po' di pazienza, ma cerco di essere un pochino più presente sul canale. E per il momento passo e chiudo, vi saluto, vi auguro una buona giornata, settimana, serata, nottata, non lo so perché non so quando vedrete questo video. E ci vediamo presto, spero. Ciao!